Bentrovate e bentrovati. Ecco un breve sommario degli argomenti che il professore affronterà negli episodi di luglio di Chiedilo a Barbero. Cominceremo mettendoci a tavola per parlare di cibo e cucina nella storia, con l'episodio in uscita il 3 luglio. All'epoca mangiavano anche volatili che noi oggi non mangiamo più, gli uccelli acquatici, no? Gli aironi, li mangiavano con gusto. Proseguiremo parlando di guardie e ladri, naturalmente del passato, con la puntata del 10 luglio. Il poliziotto è una figura della società come è il panettiere, supponiamo, no? Ecco. Però mentre il panettiere esisteva già al tempo dei Sumeri, il poliziotto no. Il poliziotto è una cosa molto recente come invenzione. Il 17 luglio usciremo invece con un episodio dedicato a Francesco d'Assisi, un santo su cui le domande non finiscono mai. Francesco ha sempre insistito, bisogna stare dentro la Chiesa, ubbidire alla Chiesa, rispettare i sacerdoti e il loro insegnamento, ma col loro permesso noi vogliamo far vedere in pratica, ecco, che cos'è la vera vita cristiana, senza criticare nessuno, ecco. E poi andremo a spasso nel basso Medioevo, per scoprire come ci si divertiva a quel tempo, con l'episodio del 24 luglio. Trovatori, trovieri, minnesänger, e poi stornelli, favole, ogni sorta di genere musicale, è tutto molto ben conosciuto. Infine, sfoglieremo le pagine dei libri più antichi in una puntata dedicata proprio alle loro origini, con la puntata del 31 luglio. Effettivamente, nell'estremo oriente cinese e coreano, l'idea della stampa a caratteri mobili era venuta anche a loro ed era venuta anche prima di Gutenberg. Su questo non ci sono dubbi. Ci sentiamo allora, come al solito, tutti i mercoledì di luglio con l'uscita di un nuovo episodio di Chiedilo a Barbero. A prestissimo!